Hola Luchadores, ben ritrovati dal vostro Silver. Oggi siamo qui con un gioco decisamente insolito per i miei canoni. Non ho mai giocato a giochi di guerra, simulatori di volo e robe simili, non sono prettamente il mio genere, ma siccome questo gioco me l'ero scaricato praticamente quando ho acquistato la Play 4 e non l'avevo mai provato, ho detto cosa ci può essere di più divertente di fare delle figure di menta in diretta sul video del canale? Bene, per scoprirlo ho deciso di fare il video sul canale. Questa non è la mia primissima partita, ho già preso parte alla campagna tutorial che è noiosa da vedere perché ci sono comunque anche tutte le guide vocali che spiegano come addestrarsi, come comportarsi, e ho fatto un paio di battaglie un paio di mesi fa quando mi sono reso conto di avere il gioco e una oggi che mi sono detto lì, dai, filmiamola. Quindi, allora, noi siamo a bordo di questo piccolo aereo, il nostro campo di battaglia è questo, il gioco è abbastanza scarno, non ha un background storico particolare, nulla di che, semplicemente è un gioco multiplayer di guerra. Gli indicatori che vedete gialli sono per i veicoli non ancora identificati, quelli rossi per i veicoli nemici e quelli blu per i veicoli compagni di squadra. Quindi si è sempre nella squadra blu a prescindere. Ok, vediamo di non schiantarci al suolo subito facendo una figura da imbecille più del solito. Cerchiamo di andare a scatafottere un po' di truppe di terra. Aia, siamo già inseguiti. Logicamente, essendo un tutti contro tutti da battaglia, non solo bisogna attaccare, ma bisogna anche guardarsi bene le spalle. Ok, un colpo è andato a segno. Tutto quello che noi faremo sul campo di battaglia si trasmuterà in crediti, quindi comportarsi bene sul campo di battaglia e mettere a segno qualche buon colpo dà tutto di guadagnato. Io sto continuando a sentire colpi che vanno a segno, ma non riesco a capire dove vadano a segno. Ok, non ho razzi a bordo per effetto. Sento fischiare i colpi, non riesco a capire se colpiscono me o meno. Non so se siano truppe di terra o truppe d'aria. No, sono inseguito. Continuare a ondeggiare come un idiota. Infatti, guardate la coda che è crivellata di colpi, fantastico. Che cavolo sto facendo? Ho un attacco di vomito. Credo di soffrire di mal d'aria. E dai, non mi molla. Mi ha abbattuto. Ok, benissimo. Diciamo che quando sei più bravo del Silver ci vuole poco, lo metti nel mirino e lo segui. Non so ancora come fare le manovre evasive. Abbiamo a disposizione un hangar di 4 aerei, quindi possiamo tornare in pista altre 3 volte per completare la nostra battaglia. Come vediamo c'è la barra di indicazione che riporta più o meno a che livelli siamo sul campo di battaglia come bilanciamento. Vediamo che la nostra squadra, quella blu, è leggermente in vantaggio, però la cosa potrebbe non durare molto. Possiamo anche scendere in pista, fra virgolette. Avete intenzione di farci giocare? Dai, che stiamo girando un video, per piacere. Ok, buono a sapersi, volevo, ecco, magari poter. Non mi vogliono più far giocare. Tenete presente quando dite, dai, facciamo un video, andrà tutto bene, andrà tutto bene. No, non va bene un tubo. Perché non mi lascia entrare nel campo di battaglia? Voglio giocare anch'io con voi. Per piacere. Ok, forse va. Perfetto. Oh, fantastico, questo aereo ha un rumore completamente diverso. Allora, il gioco di per sé è gratis. E voi direte, wow, figata. Figata relativa perché logicamente io sto usando un aereo veramente pessimo, per non dire peggio. E questa cosa è dovuta al fatto che è un gioco di quelli
per la serie, vuoi giocare con qualcosa di più figo? Paga, caccia il big money e ti diamo l'aereo più forte, i cannoni, le bombe. Infatti io non ho missili a bordo, che io sappia, non ho bombe di terra, si va solo di mitragliatore, proprio artiglieria leggerissima, e pretendono pure che ci vinciamo la guerra. Si fa il possibile, però diciamo che per un me che sono completamente ignorante a livello di simulatori, giochi di guerra e via dicendo, vi dico, non sto trovando grosse difficoltà al di là di quello che possa essere il fatto di non saperci giocare. Wow, credo di aver abbattuto un aereo. Sì, o si è perlomeno schiantato da solo. Bene, sono contento di essermi reso utile alla causa e non solo di aver fatto da vittima sacrificale. Ok, non ho capito cosa ho colpito, però qualcosa ho colpito. Wow, beh, non è male, vi dirò, non è affatto male, il che rende appunto il gioco invitante, ma non quanto basta per farci spendere tipo 60 euro per un aereo, perché è vero, il gioco ti invoca i soldini e te ne invoca veramente tanti, perché è un semplice modello di aereo che una volta acquistato si potrà usare in qualsiasi battaglia, non è che compriamo un aereo, però ci sono aerei che costano 12-13 euro l'uno, aerei da 29 e via dicendo. Poi bisognerà acquistare anche i crediti per espandere il proprio armamentario, la potenza del proprio aereo, la resistenza dell'abitacolo e via dicendo. Quindi capite che veramente è un gioco che potrebbe richiedere troppi soldoni. Che sto facendo? Devo sollevarmi. Stiamo andando incontro alla morte. Siamo braccati. Wow. Ok. Devo imparare a guidare l'aereo come un ubriaco. Stiamo mestamente perdendo la guerra. E diciamo che sto per metterci del mio, perché sono assolutamente braccatissimo. Ah, mannaggia. No, wow! Attenzione! Come si dice, salvataggio in calcio d'angolo. E voi direte, non è un gioco di calcio? Sì, ma ho provato parecchia FIFA. Niente, diciamo che la mia squadra ha perso, però io sono morto una volta sola e che sono felicissimo di avervi mostrato un'intera sessione di gioco senza aver fatto troppe figuracce e barbine, anzi avendo messo a segno anche qualche colpo. Si viene offerta poi la classifica virtuale. Abbiamo perso la battaglia, per cui pochi premi, poche ricompense, però posso dirmi soddisfatto perché in squadra mi sono piazzato quarto. Vediamo un po'. Ok, ok, si ottengono anche parti per ampliare l'aereo e via dicendo, che poi vanno acquistati con i crediti che costeranno un botto nel negozio virtuale. È il solito discorso dei giochi che richiedono la paghetta settimanale per essere giocati. Benissimo, dai. È stato un video un po' atipico per un gioco assolutamente atipico, uno di quelli che vanno giocati nel buio della propria cameretta senza farsi vedere da amici e parenti. Io vi ringrazio, spero di avervi incuriosito. Mi farete sapere poi se volete vedere altre campagne, magari
se andando avanti col gioco mi applico potrei anche sbloccare qualcosa di interessante, magari senza spenderci appunto soldi veri, perché preferisco investirli logicamente in giochi fatti e finiti con eventualmente l'espansione di qualche DLC e nulla più. Io vi saluto, vi faccio proprio il gesto di saluto militare tipico degli aviatori, con un bel pollicione all'insù. Questa volta lo faccio io a voi, non pretendo che per questo video mi mettiate un pollicione all'insù voi, non me lo merito, è tutta fuffa, lo so, ma era giusto per fare qualcosa di divertente in questa domenica pomeriggio di freddo e gelo là fuori. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Silver!